Cominciamo quindi adesso a vedere quali sono i modelli di universo proposti dagli antichi greci. E in particolare Platone, IV secolo a.C., ideò un universo sferico, perché la sfera ha la forma perfetta, e i moti di tutti i corpi celesti circolari uniformi. Il moto dei pianeti, apparentemente irregolare, abbiamo appena visto il moto retrogrado, deve derivare da una combinazione di moti circolari uniformi. La Terra, piccola sfera posta nel centro geometrico dell'universo, da notare che già si sapeva che la Terra era sferica. Quindi la Terra al centro dell'universo, universo una sfera a sua volta molto più grande. Sulla sfera più esterna di tutte ci sono le stelle, ruotano le stelle, mentre Sole e pianeti si muovono su altre sfere più interne, quindi un modello a due sfere. Qui ci sono le evidenze che già suggerivano allora che la Terra fosse sferica. Per esempio, l'ombra proiettata dalla Terra sulla Luna durante un'eclissi di Luna ha un bordo circolare, come si vede qua, eclissi lunare. La Luna viene totalmente o parzialmente oscurata dal cono d'ombra proiettato dalla Terra e si vede che la Terra quindi proietta un cono d'ombra circolare, a testimonianza che la Terra è rotonda, perché appunto fa un'ombra rotonda. Oppure che quando si osserva una nave in mare, se la si osserva da un punto più elevato, la si osserva meglio. Nel senso che magari la si vede per intero, mentre invece stando in basso si vede soltanto il pennone con le vele. Questo dimostra ancora che la Terra è sferica. Gli antichi greci, addirittura con Eratostene, riuscirono a calcolare e misurare il raggio della Terra. Un miglioramento del modello di Platone a due sfere venne con Eudosso, allievo di Platone, IV secolo a.C., che ideò un modello geocentrico complesso che era in grado di rendere conto un po' del movimento dei pianeti, cioè del moto retrogrado. Ogni pianeta, e anche Sole e Luna, è posto su una sfera interna a un gruppo di sfere concentriche. Tutte le sfere sono collegate tra loro e ruotano su assi diversi. La sfera esterna è quella delle stelle fisse, questa. Il pianeta è trascinato da questa sfera nel movimento giornaliero. Ogni sfera riproduce un diverso moto e quindi tutte queste sfere incastrate una dentro l'altra, che ruotano su assi diversi, poi rende conto del movimento anche retrogrado dei pianeti. Dunque, modello di Eudosso, il pianeta si trova sulla sfera più interna di un gruppo di sfere concentriche collegate tra loro però attraverso assi di rotazione inclinati diversamente uno rispetto all'altro. Nel prossimo video vediamo una bellissima animazione virtuale di Mogi Vicentini sul modello di Eudosso.